sono le moto che cavalcano l'onda del successo, poche quelle che entrano nella storia. A Mandello del Lario ne hanno sfornate diverse e la California è una di queste. Proposta in due versioni, Touring e Custom, è la Moto Guzzi che tutti aspettavamo. Quella che chiude definitivamente col passato e si apre al futuro fissando nuovi parametri qualitativi e tecnologici. Insomma, oltre che bella da vedere, è anche all'altezza delle rivali, se non superiore anche su strada. Lusso, eleganza, classe ed un blasone che è esso stesso leggenda, la California 1004 è una felice alchimia di forme, motore, ciclistica ed elettronica totalmente nuove di zecca. Il nuovo motore mantiene naturalmente lo schema che identifica Moto Guzzi in tutto il mondo. Il V2 disposto trasversalmente è l'unità di questo tipo di maggior cilindrata prodotta in Europa. L'elettronica di derivazione Aprilia è molto evoluta e prevede il ride-by-wire multimappa, al debutto su una moto della categoria Custom. Il sistema lavora su tre modalità, turismo, veloce e pioggia, con differenti tipi di erogazione a seconda dell'utilizzo su strada. Non manca anche il controllo di trazione con tre livelli preimpostati e la possibilità di disinserire il dispositivo. In questo caso si parla davvero di rivoluzione, perché con un processo di sviluppo di 3 anni la moto è stata ricostruita e riprogettata completamente da foglio bianco, a partire da un motore che non è mai stato così grande. Abbiamo 1400 cm cubi per avere il massimo del comfort, il massimo della coppia, il massimo dell'esuberanza del motore. Su strada risulta oltre che comoda anche molto maneggevole rispetto alla sua mole e la sella bassa aiuta non poco nelle manovre. Insomma, una moto da lunghi viaggi o da gran parata a basse andature, ma che non disdegna anche galoppate sul misto veloce grazie alla bontà della ciclistica.